Interveniamo immediatamente con la seconda parte, il tema della tavola rotonda. Cioè, il fatto che volevo ricordare che oggi siamo a 50 anni dallo sbarco sulla Luna, quindi stiamo facendo un punto di situazione, secondo me siamo in una fase che cambierà la storia, quindi l'evento di oggi è stato emozionante per questo motivo, perché sentirete anche che cosa accade nel collegamento tra nuove tecnologie satellitari, nuove tecnologie spaziali e quello che sta accadendo a Terra. Non so se avete visto la pubblicità di TIM, dove c'è il padre della sposa che viene chiamato a Porto Venere, nella chiesa di Porto Venere, viene chiamato fuori dalla chiesa e usando il telefonino in maniera tridimensionale riesce a fare un'operazione da Porto Venere e poi rientra tranquillamente in chiesa. Ecco, questi sono diciamo scenari che sembrano fantasiosi ma sono reali. Io vivi circa 15 anni, forse anche 20 anni fa, a Televisa lo scenario che viviamo oggi e dissi: meno male che ci stanno già pensando, perché quello che facciamo oggi col telefonino all'epoca era veramente qualcosa di astruso da pensare. Ecco, noi oggi dobbiamo pensare che attraverso il nostro telefonino potremo operare addirittura anche in telemedicina in maniera tridimensionale. Ecco, cos'è che farà questo? La softwareizzazione dello spazio. Due parole, solo due parole, poi chiamerò i componenti della tavola rotonda. Grazie a queste prospettive che sono state illustrate dal colonnello Violetti, i sistemi lancio potranno diventare quindi economicamente più gestibili. Pertanto il mondo dei servizi satellitari attraverserà una fase non solo di rinnovamento, di esplosione addirittura. Le nuove piattaforme che saranno LEO e addirittura Very Low Orbit offrono varie opportunità e soprattutto tempi di latenza così bassi compatibili addirittura con i tempi di latenza della rete di fibra ottica. Le nuove tecnologie si ridurranno i costi dei piccoli satelliti perché saranno prodotti in grande numero, ma nello stesso tempo bisognerà pensare di ridurre i costi anche dei lanciatori. Pensate che Sicral 1B è costato circa 800 milioni di euro e il lancio è costato 80 milioni di euro, quindi 10% del costo totale dell'impresa. Quindi, quindi dobbiamo cercare di mantenere questo rapporto tra costo del satellite e costo del lanciatore. Questi satelliti che entrano in orbita bassa costituiranno una vera e propria nuvola che potrà gestire big data, che potranno essere trasmessi a terra. Quindi saranno le grandi costellazioni che si passeranno i dati l'uno all'altro. Quali saranno i servizi? Quelli che possiamo immaginare oggi: il monitoraggio della Terra, il controllo delle infrastrutture critiche, servizi internet diffusi in tutte le aree geografiche e servizi IoT che vedono utenti istituzionali e privati, Internet of Things. Quindi ci sarà questa grande esplosione di dati e queste cose che in questo momento diciamo cominciamo a immaginare, ma cosa accadrà realmente lo scopriremo soltanto vivendo. Abbiamo invitato a questa tavola rotonda dei personaggi straordinari, li leggo in ordine alfabetico, ne manca uno, il capitano di Ascello Agnarelli, che è il capo del CIZ, che purtroppo è all'estero per una missione e si è scusato per non essere presenti. La seconda persona che vorrei invitare qui è il colonnello Giovanni Asseni dello Stato Maggiore RIS, poi l'ingegner Massimo Claudio Comparini, che è l'amministratore delegato di Egeos, il colonnello Raffaele Iovino di Segre Difesa, quarto reparto, e poi l'ingegner Giuseppe Matarazzo di Thales Alenia Space, ancora l'ingegner Giovanni Nicolai, ordine degli ingegneri, commissione spazio. E ultimo, ma non meno importante, l'ingegner Enrico Russo dell'Agenzia Spaziale Italiana. Quindi il tavolo adesso è formato, daremo 10 minuti di tempo a ciascuno degli interlocutori per una breve presentazione e poi il resto lo useremo sia per repliche sia per interazione con il pubblico. Questo è il mondo che in qualche modo oggi si cercherà di prevedere quello che sarà il mondo domani, soprattutto questo collegamento che ci sarà tra queste numerose, perché non posso chiamarle grandi, numerose costellazioni di satelliti e i servizi dei quali usufruiremo noi a terra. Bene, ripasso la parola al colonnello Violetti, così finisce la giornata in bellezza. Non credo che sia stanco, tra l'altro una persona che credo che ci abbia quanti velivoli,
ecco, lui ha fatto il passaggio sui 51 velivoli, quindi se non si è stancato volando su 51 velivoli, oggi in una giornata così, insomma, la può tranquillamente farla senza nessun problema. Carolina? Ragazzo, generale, comunque no, mi sta attivo, è più facile volare 51 velivoli che portare una giornata come questa. Comunque, no, grazie, e direi che lei ha già detto tutto. Entrerei subito in un argomento perché i relatori di al tavolo sono hanno un livello professionale elevatissimo e sicuramente ci potranno discutere delle tutte le curiosità che abbiamo nell'ambito del 5G, quello che sta succedendo nel mondo dei piccoli satelliti, delle costellazioni e quelle che sono ricadute per il paese. Io comincerei subito con il colonnello Arseni, se possibile, per avere un'idea di quella che è la visione dello Stato Maggiore di Difesa nel settore e quali accordi e cooperazioni internazionali in materia stanno volendo l'intento, insomma, per avere qualcosa una visione iniziale. Grazie per veramente oggi ero venuto preparato sul tema della sofisticazione. Nell'ambito del Stato Maggiore di Difesa RIS noi ci occupiamo di osservazione della Terra, è il nostro core business, e come tutti sappiamo in tale ambito seguiamo tutti i satelliti che svolgono questo lavoro. In particolare oggi siamo impegnati nel seguire l'evoluzione del sistema CSG, e qui ovviamente abbiamo Segre Difesa che attualmente ha la leadership del programma, in quanto poi noi Stato Maggiore Difesa prendiamo gli assetti una volta che sono in orbita, pensiamo a passare in servizio e soprattutto ci occupiamo della gestione dei dati. Oggi da poco abbiamo passato in operazione il satellite OptiSat 3000 e sinceramente stiamo avendo enormi soddisfazioni. Siamo riusciti a colmare un gap che la difesa italiana aveva nel settore ottico, che al momento avevamo risolto tramite accordi con partner internazionali. E tra l'altro gli accordi che avevamo riguardavano dei satelliti da cui vita operativa, che ormai al termine parliamo di satelliti francesi. Attualmente quindi ci stiamo occupando di sviluppare le regole per la condivisione dei dati con partner, in quanto del satellite italiano abbiamo ceduto quote parte ad altri paesi. E infine stiamo lavorando una nuova esigenza operativa per l'osservazione della Terra con partecipazione con SMD quarto reparto e SMD terzo, che dovrebbe dare delle risposte in termini di sempre osservazione della Terra nel settore ottico, con capacità anche infrarossa e capacità iperspettrali, sicuramente segmenti nel quale ancora la difesa italiana non ha raggiunto la piena autonomia. Quindi stiamo lavorando molto attivamente nel settore e questa esigenza operativa dovrebbe garantire diciamo un assetto per le nostre utenze operative che fanno capo a noi come secondo reparto al termine della vita operativa di OptiSat. Quindi parliamo con un orizzonte 2024-2025. E in più poi sono in corso numerose partecipazioni alla ricerca di soluzioni che possano soddisfare rapidamente la richiesta di informazioni, in quanto il problema principale è che le richieste di informazioni riguarda specifici teatri. In questo momento la scelta italiana è quella di avere dei satelliti su piani orbitali polari, quindi il problema delle visit time diciamo il problema maggiore per rispondere alle richieste informative in tempo reale. Quindi siamo alla ricerca di soluzioni che possano alcune volte anche soddisfare determinati requisiti. Ovviamente da questo punto di vista ci sono alcuni paesi tipo Israele eccetera che hanno fatto delle scelte particolari, utilizzando dei piani orbitali molto inclinati che consentono delle visit time su territori diciamo ovviamente più prossimi all'equatore, molto, molto stretti, e quindi permette di soddisfare rapidamente le loro esigenze che sono note. Quindi siamo arrivati al settore.
Poi passando invece al tema della conferenza, che è la software di direzione dello spazio. Grazie mille. La software dello spazio, in questo momento, diciamo, io qui metterei immediatamente una distinzione, in quanto i satelliti che devono soddisfare delle utenze operative ovviamente hanno tutta una serie di sistemi che mi devono garantire la sicurezza. Quindi in questo momento abbiamo delle reti protette, i collegamenti sono soltanto tra il ground segment e il satellite, ancora non abbiamo iniziato a lavorare su una connessione in ambito spazio. In realtà questo primo requisito faceva parte, qui forse potrà parlare meglio il conte lo Iovino, del nuovo sistema di comunicazione, del nuovo SICRA, dove esiste un requisito di l'intersatellite Lightning Link. L'intersatellite Lightning Link ovviamente sarà centrale nell'ambito della tavola rotonda che andremo a sviluppare adesso, perché è il concetto fondamentale per realizzare il cloud dello spazio. In questo momento, per una serie di scelte, probabilmente questo non sarà realizzato e quindi verrà meno anche l'altro requisito di Intersat Lightning Link che poteva essere installato sui satelliti CSG, il numero 3 e il numero 4, dove avevamo, diciamo, dei soldi per sviluppare delle opzioni. Quindi questo potrebbe iniziare lo sviluppo in cloud dello spazio. In questo momento, per motivi di tecnologia, per motivi anche di soldi, ancora non ci siamo avventurati in questo settore. Per questo quindi quello che discuteremo qui adesso riguarderà tutto quello che avviene nel mondo commerciale e potrebbe riguardare il mondo della difesa da adesso, diciamo, almeno un orizzonte di una decina d'anni, 5-10 anni. Quindi parliamo delle nuove esigenze. Poi magari il conte Rovino potrà essere più preciso, perché lui è il responsabile dello sviluppo dei nuovi sistemi. Quindi, ritornando al concetto di software di direzione dello spazio, tutto questo ruota intorno al ben noto concetto di cloud. Quindi oggi l'idea è quello che il sistema cloud possa essere esteso direttamente agli assetti spaziali. Gli assetti spaziali potrebbero fare riferimento a un satellite che potrebbe fare da router nello spazio, e una serie di assetti anche con capacità differenti farebbero riferimento tutte quante potrebbero essere inseriti in questo cloud dei satelliti. Ovviamente tutto questo avrebbe dei grossissimi impatti, sicuramente potremmo sviluppare un concetto di resilienza per le reti terrestri, perché avremmo immediatamente un meccanismo che mi garantisce, in caso di qualsiasi disastro naturale umano, la continuità di tutti i servizi offerti dalle reti tradizionali. E sicuramente mi darebbe delle risposte, mi consentirebbe di coprire qualsiasi posto dove ho necessità di svolgere le operazioni o dove mi consentirebbe di evitare costi in infrastrutture molto pesanti. Tutto questo però richiede lo sviluppo di nuove tecnologie. In particolare, come dicevamo prima, quindi lo sviluppo di intersatellite link e soprattutto di antenne molto avanzate. In particolare l'investimento principale proprio per la software di direzione dello spazio è quello nel settore delle antenne. Quindi oggi si parla di antenne, oggi la dimensione dell'antenna è fortemente legata alla sua dimensione rotta. Quindi lo sviluppo più importante dovrebbe essere quello di nuove tipologie di antenne, dove fortunatamente siamo anche all'avanguardia. Parliamo di antenne a membrana che mi consentono di essere praticamente indipendenti dalla lunghezza d'onda e quindi mi consentono una monitorizzazione spinta e addirittura efficienze maggiori. Non solo, queste antenne oggi sono antenne a membrana, dovrebbero essere completamente passive, quindi tutto questo mi richiederà maggiore potenza a bordo del satellite.
E questo è il primo punto. Il secondo punto da sviluppare sono gli standard per consentire l'intersatellite Lightlink. Oggi normalmente i collegamenti tra bordo e terra sono nel campo delle microonde. Si sta lavorando moltissimo su capacità ottiche. Questo consentirebbe chiaramente anche di rafforzare tutti gli aspetti di sicurezza, però richiederà anche lo sviluppo di capacità di tracking e puntamento molto accurate, perché è indispensabile per divenire a comunicazioni ottiche. Allo stesso tempo però avremo la possibilità di fare quel salto in termini di banda che sicuramente verrà richiesta alla softwareizzazione dello spazio. Ovviamente oggi si parla moltissimo di standard 5G, quindi tutti dicono che l'evoluzione del 5G è fortemente legata alla possibilità di avere degli assetti satellitari che garantiscono la rete 5G, perché soprattutto in posti molto affollati o in assenza di infrastrutture come la fibra ottica sarà indispensabile avere gli assetti satellitari in forma delle rete. Stiamo lavorando moltissimo sullo standard di interfaccia tra satellite e rete 5G. In questo momento ancora non è stato approvato lo standard, sarà approvato probabilmente nella prossima conferenza che si dovrebbe tenere a ottobre-novembre. Lo standard, quindi l'interfaccia nello spazio dalla rete 5G terrestre a quella satellitare, consentirà a questo punto voi di fare un passo avanti veramente nel concetto di cloud, anche se dobbiamo dire lo standard 5G consentirà un'interconnessione dei sistemi a terra, ma in questo momento non nasce per realizzare il cloud tra satelliti. Il concetto di cloud tra satelliti è soprattutto quello di realizzare dei servizi all'interno di reti di satelliti, dovrà passare anche da sviluppi software che mi consentiranno quello di gestire delle flotte satelliti e mi consentiranno la possibilità di aggiungere o meno un nuovo satellite a questo sistema di cloud e quindi di aggiungere nuovi servizi e con questo quindi le nuove app, quelle che oggi insomma si dice che potrebbero fornire i nuovi satelliti softwareizzati. Ritengo più o meno di aver coperto quello che ero inviato nell'abstract e passerei la parola al prossimo relatore.